Allora, salve ragazzi, non so se questo è inizio puntata, fine puntata, se ho messo prima il video dell'estirpo o se è seguito dalla puntata precedente, vedrò poi in fase di montaggio cosa sono andato a fare. Un po' di zoom, ok. Allora, bene, abbiamo quasi concluso l'estirpazione del vivaio, come abbiamo detto qui estirpiamo tutto, quindi piante in estate e piante che erano da innestare poi la prossima primavera. Così puliamo tutto e spostiamo filo elettrico, allarghiamo la capezzagna dei kiwi e andiamo a piantare il tutto nel famoso pezzo lasciare a doppia, dove poi concluderemo con l'innesto sul posto, che potrà essere subito questa primavera o la prossima primavera, a seconda della dimensione della pianta. Anche in considerazione del fatto che voglio mantenere un'altezza minima di innesto che auspicabilmente intorno agli 80 cm. Allora, vi faccio vedere una cosa interessante. Allora, questa è la classica pianta innestata di quest'anno, quindi ok, qui così vicino a me dà l'idea maggiore dell'altezza. Vedete il classico impianto radicale fittonante con radici che scendono verticalmente, quello che dovrebbe permetterci di superare i periodi di crisi di siccità, quantomeno dopo il primo paio d'anni, quando si sarà stabilizzata la pianta. Subito sono un po' rognoso da far attaccare. Quello che volevo farvi vedere invece sono queste qui sono le piante dell'anno, quindi quelle che sono arrivate questa primavera. E la cosa interessante, particolarmente interessante, è la radicazione che hanno fatto con una maggiore quantità di radici fini che normalmente non facevano. Abbiamo visto l'altra, poche radici fini intorno, si allungano poi più verso l'esterno. Così non le hanno mai fatte. L'unica differenza rispetto alle altre volte è che in fase di impianto gli ho dato una bella passata di spore di fisolitus, che a quanto pare hanno prodotto un risultato eccellente. Allora, un'importante rettifica: avevo già chiuso il video, ma mi è venuta in mente questa cosa, quindi è giusto fare una rettifica. L'unica differenza tra le piante dell'anno e quelle precedenti non è soltanto che ho aggiunto fisolitus, ma è stato anche quello di non usare il Mico Up della Simborg, che sembra avere un effetto fortemente inibente sullo sviluppo radicale. Quindi, che sia una cosa o che sia l'altra, in ogni caso il risultato è stato ottimale. Niente di che. Ora finiamo di estirpare, raccogliere, impacchettare tutto, e dopodiché un po' di piante vanno nei rimpiazzi e il resto andrà a finire tutto nell'altro pezzo, qui così potremo finalmente liberare il vivaio. Quindi non ci saranno questa primavera piante da innestare in vivaio, perché le abbiamo tolte tutte, ma solo piante sul posto, appena piantate, che sarà un po' più particolare e un po' più difficile, ma niente di possibile. È una cosa che ho già fatto, che con le dovute attenzioni dovrebbe riuscire. Comunque a casa farò poi qualche fotografia, se riesco a avanzare il tempo, con la differenza delle radici tra le piante di un tipo o di un altro, anche perché devo poi fare un archivio fotografico per il mio sito internet, quando finalmente mi deciderò ad aggiornarlo. Sito internet che, ricordiamo, per chi non lo sa e per chi si fosse arrivato a vedere questa puntata così da qualche ricerca, che è sempre
www.tondagentile.it, che spero quest'inverno di riuscire ad aggiornare, farò il possibile. Bene, la puntata termina qui e ci vediamo prossimamente sempre qui su Ionepixel Channel. Ciao a tutti.